La mia presenza qui vuole ricordare l'importanza della collaborazione istituzionale tra governo nazionale, governo regionale e autonomie locali. Dobbiamo metterci tutti insieme per risolvere i problemi drammatici delle infrastrutture della nostra regione. Credo che riunirsi insieme è la premessa per la ripresa della nostra regione, separarsi serve della nostra regione, separarsi serve soltanto a scaricare su qualcun altro responsabilità di impedire la soluzione dei problemi. Credo che siamo oggi qui non per festeggiare, ma per ricordare un monito che si affrontino in maniera organica e definitiva i problemi strutturali della Sicilia a partire dalla mobilità e dal sistema viario e che si presti attenzione, ripeto tre volte, si presti attenzione alla cosiddetta viabilità minore delle ex province che in realtà si è rivelato con i crolli continui di ponti e di autostrade essere essenziale per la vita di questa nostra regione. Mentre diciamo questo, attendiamo che si accertino le responsabilità penali e contabili di chi ha mal progettato, mal mantenuto e mal condotto i lavori su questo come in altre zone della Sicilia. Chiediamo giustizia da parte degli organi competenti e invitiamo le amministrazioni tutte a non dividersi per risolvere i tanti problemi di questa nostra regione.